Dopo il sentito omaggio a Nicolò Galli, alla Dallara non c'è neppure il tempo di annotare i tanti, troppi assenti nella Fiorentina ed il ritorno di Beppe Signori, sia pure in panchina, che sono subito fuochi d'artificio. L'ottimo Macellari ottimo di oggi, dicevo, affonda a sinistra, traversone, respinge corto Manninger, c'è un tiro di nervo, rimpallo e presi da terra in sacca al 12esimo, Bologna 1, Fiorentina 0. Possiamo rivedere il tiro di nervo, ecco, per un attimo arriva, e la prodezza da terra di Salvatore Fresi. Poi la Fiorentina conquista un angolo battuto da Barogno, mischia in aria con respinta finale di Macellari che sbatte su Ganz e si infila in rete. È il 15esimo, Bologna 1, Fiorentina 1. Rivediamo un po' di fortuna per Ganz che si conferma autentica bestia nera di Pagliuca. Ecco la respinta e il gol. Il Bologna mastica amaro e reagisce. Punizione di Macellari, sbuca Fresi, colpo di testa e gol. Al 17esimo Bologna 2, Fiorentina 1. Possiamo ancora rivedere con la difesa viola colpevolmente immobile. È il terzo gol di Fresi in campionato, capocannoniere rosso-blu. Si riporta avanti la Fiorentina, Nuno Gomes, appoggio su Ganz che apre a Vanoli lasciato libero. Colpo sotto sublime e palla in rete. Al 26esimo Bologna 2, Fiorentina 2. Rivediamo la bella azione con l'ottimo tocco finale di Vanoli. Pecchia in area. Appoggio indietro per Cruz, pronto il tiro, deviazione di Vanoli, c'è Zauli e palla in rete al 32esimo, Bologna 3, Fiorentina 2. Possiamo rivedere con la posizione di Zauli corretta, sia pure al millimetro. Con le immagini di Lino Bernardelli passiamo alla ripresa e dopo 4 minuti l'arbitro Pellegrino espelle Benin per doppia ammonizione. Fiorentina in 10. Poi al 33esimo Moretti atterra Cruz, l'arbitro decreta il calcio di rigore che lo stesso Cruz si incarica di battere con il pallone direttamente in curva. La disperazione di Cruz, ma è ancora Bologna, ci prova Nervo, respinge il palo. Poi sulla respinta a seguire ancora Nervo, questa volta risponde volando Manninger. E al 45esimo esce Cruz e un boato annuncia il ritorno in campo del capitano Beppe Signori, che per poco non festeggia come sa, ma c'è ancora Manninger che è pronto alla deviazione. E termina la partita, una vittoria più che meritata del Bologna che finora in 8 partite aveva segnato 4 reti subendone 3. Oggi ha sbancato i suoi parametri usuali fornendo comunque una prova straordinaria di carattere soprattutto e anche di gioco, sì, perché il Bologna ha fatto anche divertire. Nulla da fare invece per la Fiorentina, tuttavia i viola hanno avuto il grande merito di impegnare il Bologna fino all'ultimo minuto. A questo punto, considerando anche le tante assenze, occorrono rinforzi a Mancini proprio per evitare guai ancora peggiori di quelli attuali, assolutamente pesanti. Lì dallo studio.